Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tech News. Vi ricordate di Matrox, azienda leader nelle produzioni di GPU multischermo che, ebbene, ha fatto un accordo, un matrimonio, chiamiamolo così, niente poco di meno che con Nvidia. Dopo la sigla vi diamo tutti i dettagli. Rieccoci qui, come vi dicevamo, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, di chi è Matrox. Matrox è un'azienda canadese specializzata nella produzione di schede video professionali multischermo, quindi che permettono di gestire più di un monitor da una singola scheda video. Questo genere di prodotti chiaramente sono indirizzati a utenti che utilizzano grafica 2D, ma soprattutto 3D abbastanza pesante. E Matrox aveva anche una certa leadership di mercato anche con scienziati, militari che appunto andavano alla ricerca di certe workstation molto performanti. Ma quale fu il prodotto di successo che lanciò Matrox? Negli anni 90 ricordiamo tutti la serie di schede video Millennium, che fece un vero e proprio exploit per la sua velocità nella grafica 2D e la qualità visiva in generale. L'azienda poi successivamente lottò per il proprio mantenimento della sua fetta di mercato, ma andandosi a scontrare con due colossi come Nvidia e ATI, questo era il nome prima che venisse assorbita totalmente da AMD, Matrox andò incontro a una perdita di tante quote di mercato. E quindi Matrox decise di indirizzare i propri prodotti a quella stessa fascia che inizialmente gli aveva dato successo, cioè alle workstation principalmente. Quindi adesso Nvidia che cerca Matrox proprio per quel settore lì, per lo sviluppo di una nuova gamma di schede grafiche rivolta al mercato embedded, nello specifico a dei video wall ad alta densità. Matrox quindi dovrà lavorare su una base di GPU quadro che dovranno pilotare schermi deputati alla riproduzione di contenuti commerciali, ma anche ambienti specifici 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. E questo implica due parole: affidabilità e durabilità prima di tutto il resto. Il nuovo chip Nvidia Quadro, sviluppato in collaborazione con Matrox, gestirà inoltre fino a 4 display in 4K sincronizzati per scheda, mentre OEM, integratori di sistema e installatori AV potranno combinare più schede per coordinare fino a 16 schermi in un unico sistema. 16 schermi, ragazzi. Inoltre, il software Matrox PowerDesk servirà a gestire tutte le personalizzazioni inerenti al multi-monitoring. Quindi ragazzi, ricapitolando, per tutta la fascia aziendale che va alla ricerca di determinati prodotti multischermo, chiaramente specifici per determinate workstation, questa collaborazione farà veramente scintille, almeno questa è la mia opinione. Bene, Tech News anche per oggi finisce qui, noi vi diamo appuntamento il prossimo lunedì, mentre mi raccomando, mercoledì Games Mania e venerdì terzo riassuntone di The Witcher Series. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto. Ciao ciao!